Ciao ciao raga! Ciao! Eccomi con un altro video. Questo è un video tag e si intitola Ma come ho fatto a sbagliarmi così tanto? Sottotitolo, a sbagliarmi così tanto, cioè a comprare queste cose così sciocche e inutili. Sono stata taggata da Bianca, il suo canale si chiama L'Angolino di Bianca. Io l'adoro, è una delle prime ragazze che ho iniziato a seguire qui su YouTube. E quindi mi sento molto molto onorata di essere stata taggata da lei. Un bacione Bianca, grazie, grazie. Allora, in questo tag vi voglio parlare di 5 prodotti che ho proprio sbagliato a comprare. Allora, naturalmente io baro sempre. Praticamente questo sono due, ma è come se fossero uno, il primo prodotto che ho sbagliato a prendere. Li ho presi da Claire's. Dovrebbero essere dei luci da labbra e si alzano anche, hanno la vita davanti e dietro. Ah, io credo di averli provati una volta e credo che rimarranno qui giusto per fare scena e per fare colore, diciamo, perché non mi piacciono assolutamente, non scrivono nulla. Ma proprio nulla, nulla, ma nulla, devono essere luci da labbra, ma siccome a me non interessano, mi interessano i rossetti, questo è stupendo. Era della Kiko, questo è il 31. E quindi questi non li butto, ma li lascio qui, cioè proprio non so perché li ho presi. Un altro è questo, quello alla Coca-Cola, famosissimo, sempre luci da labbra. Che a me non piace l'odore di Coca-Cola, ovviamente. Ho provato a comprarlo, ma me li uccide la labbra, cioè non servono, non lo so, forse magari quest'estate al mare? No, perché uso quello apposta per per i raggi del sole. Vabbè, niente, anche questo resterà qui a fare scena. Poi questo, ma come ho fatto a comprarla? Me l'avevate anche detto, una ragazza di voi me l'aveva detto, non comprare questa BB cream della Garnier, non comprarla, che boh, si vede anche attraverso, no, è troppo grassa, non va bene assolutamente. Questa però non starà qui a fare scena, questa o la metterò durante il weekend se sto in casa, però assolutamente solo se resto in casa perché fa veramente schifo. E mi spiace dire così, cioè no, diciamo, non mi piace, ecco. Era venuta fuori la mia cattiveria. Non mi piace molto. Diciamo così, è un po' troppo grassa. Poi un altro prodotto che non so come ho fatto a prendere, questo è dell'Avon, si chiama Really Rosy, però ho sbagliato a prenderlo perché è troppo rosso. Veramente, veramente, non so, a voi piacerà. Quante ragazze comprano i rossetti di MAC per avere un rossetto rossissimo? Invece a me non piacciono questi tipi di rosso. Mi piacciono dal rosa, viola, bordeaux, sì, ma rosso no. Quindi, ed è carino, però. E questo lo lascio qui, questo lo lascio qui per ricordarmi di non comprarli rossi che non mi piacciono. No, lo tolgo subito perché ho paura di sporcare. Poi, Tobia, non russare così forte che si sente. Allora, l'ultimo prodotto che proprio veramente, come ho fatto a comprarlo, non lo so. Questo è della Rimmel, Lasting Finish 1000 Kisses. 100, wow, come sono inglese io. Praticamente è un pennarello per labbra e dall'altra parte c'è il, diciamo, come lucidalabbra che dovrebbe lucidarlo.
Allora, a me non piace assolutamente perché, prima di tutto, non so neanche più se va, vediamo. Ecco, esattamente, cioè, è già secco, non va assolutamente. L'avrò provato una volta, quindi sulle labbra non si vedeva niente e in più le seccava tantissimo. Poi mettevo, certo, questo bianco, ma non le ammorbidiva abbastanza. Non mi piace, non mi piace assolutamente. Questo credo che lo butterò, perché cosa sta qui a fare? A parte il colore, sì, certo, si intona con la stanza. Va bene, il tag sarebbe finito qui e mando ancora un bacione a Bianca. Vi voglio far vedere, perché non l'ho fatto vedere all'inizio, il mio outfit, che non mi viene, oh. È il trucco del giorno sul blu, quel rossetto, quegli orecchini, quelli strani che sembrano della Desigual, ma non è vero, e anche la collana. Ho ancora lo smalto blu, ah, questo è straordinario, veramente, se vi interessa quello... denim della Kiko, sono giorni e giorni che ce l'ho, a parte non parliamo poi dei gattini, ma questo almeno è semi permanente, sono 2 o 3 settimane e mi spiace anche toglierli perché sono troppo carini e mi spiace quasi. Vabbè, la maglietta è della Desiguale, me l'ha regalata Alessia, ciao Alessia. I jeans sono leggings e ho gli stivaletti scamosciati marroni. Ecco, non mi faccio vedere bene davanti e dietro perché ormai ho una certa età e non devo farmi vedere troppo. No, questa è un finale così, perché una persona mi ha scritto sotto un mio video che di non fare tanto la, come dire, faiga, ecco, avete capito, perché sembra che ho, che abbia 100 anni. Allora io le ho risposto molto gentilmente che effettivamente non è proprio quest'anno che compio 100 anni, dovrebbe essere l'anno prossimo se non mi sbaglio, e farò una grande festa a cui sarete tutti invitati, e anche lei. Quindi, no, ma perché arrabbiarsi? Spero che anche tu, cara amica mia, arriverai alla mia età, diciamo in questa grande forma, eh? E quando tu arriverai a questa mia età, io sarò ancora qui a fare video, ovviamente, perché di sicuro non sarai tu che mi farai smettere. Molto bene, sono molto felice oggi, sono su di giri. Non vorrei mai smettere di fare video. Spero che qualcuna sia ancora lì fino alla fine. Grazie ancora Bianca. Taggo tutte, ovviamente, chi lo vuole rifare, chi ha sbagliato a comprare cose di cui poi se ne pente molto. E quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao raga!